La prima squadra ha avuto, diciamo, qualche passaggio a vuoto. Comunque, proprio domenica scorsa si è ripreso con una bella vittoria esterna. Direi che sta più o meno mantenendo gli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio della stagione. E quindi crediamo questi obiettivi di riuscire poi a perseguirli e ad ottenerli. Il settore giovanile invece sta andando molto bene, con alcune squadre che si stanno facendo, diciamo, onore nei vari campionati. Siamo in testa in un campionato giovanissimi in Romagna, siamo terzi in un girone allievi regionale, molto impegnativo e più o meno ci stiamo facendo onore un po' dappertutto. La prova ne è che alcuni nostri ragazzi, molto giovani, sono già entrati, diciamo, nell'interesse di alcune squadre professionistiche. Alcuni sono già andati a fare provini per il Cesena, un ragazzo si sta prestando a fare un provino per il Milan addirittura, e quindi questa è la prova più tangibile che il lavoro che stanno svolgendo gli allenatori e tutto lo staff del settore giovanile sta dando i frutti che tutti quanti sperano, perché in fin dei conti noi la nostra attività la spendiamo per questi scopi, ecco. Dunque, il campionato della prima squadra si devono ancora disputare 10 partite. Quindi andremo a finire la prima domenica di maggio. Adesso tradizionalmente è il periodo più importante, perché si dice sempre che i campionati si decidono in primavera, e il settore giovanile continua la sua attività tranquillamente e avrà il suo, diciamo, clou con la trasferta. Andremo a fare un torneo internazionale con tutte le squadre, dalle juniores fino agli esordienti a Pisa, Forte dei Marmi, Viareggio, in occasione della festività pasquale. Come ormai è tradizione da alcuni anni, l'Argentana partecipa con tante squadre e ci sarà una rappresentanza di oltre 100 persone che andranno in Versilia a far conoscere i nostri colori, a far conoscere il nostro paese. Noi stiamo ottenendo dei grandi risultati e quindi tutti i ragazzi che hanno questo desiderio, hanno questa passione per il gioco del calcio, sanno che venendo da noi si possono avere delle prospettive interessanti e sono senz'altro seguiti da professionisti di grande livello. È stato un mese pesante, nel senso che abbiamo subito tre sconfitte. Poi siamo andati, dopo tre sconfitte consecutive, a giocare in casa dello Scott 2M, che è una squadra che in casa le aveva vinte tutte, tranne una volta che aveva pareggiato. E lì abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo vinto 2-0. Quindi ci siamo rimessi in carreggiata. Il ritorno abbiamo avuto più problemi che all'andata dal punto di vista degli infortuni.